due anni fa il servizio di Mazzara Basile. A due anni e mezzo dal crollo degli ultimi piani del Palazzo Romano, l'incrocio tra Monteverde Flaminio e Piazza Gentile da Papiano, l'avvio dei lavori di ristrutturazione potrebbe essere imminente. Sono stati fatti vari interventi di carotaggio delle varie colonne portanti della struttura, è stato presentato il progetto che sarà sicuramente approvato a settembre e probabilmente interveniamo e cominceranno i lavori. Noi abbiamo avuto danni anche sostanziosi perché due mesi e mezzo di chiusura non sono semplici. La notte del 22 gennaio 2016, alle ore 3.30, dopo una serie di scricchiolie e crepe che si allargano in vista d'occhio, viene dato l'allarme. L'evacuazione tempestiva del palazzo permette di evitare vittime. Gli ultimi tre piani dello stabile vengono giù. Sotto accusa finiscono i lavori di ristrutturazione al quinto piano. Tre tecnici vengono inviati a giudizio. Il proprietario dell'appartamento viene assolto. La situazione del palazzo ha versato 1.200.000 euro, 400.000 sui servizi per la messa in sicurezza e attività progettuali. Le altre 800.000 euro saranno utilizzate, dice l'amministratore del condominio, per i lavori. Intanto gli inquilini dei quattro appartamenti evacuati sono ancora fuori casa.